Siano lodati Gesù e Maria. State per assistere, amici carissimi, a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi. Prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione. Se possibile, ovviamente al termine della visione, mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo. Queste piccole operazioni a voi non costano nulla, ma possono essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale. Fatelo, ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime, quanto state per ascoltare. Dio vi benedica e la Santa Vergine vi protegga. Siamo lodati Gesù e Maria, innanzitutto benvenuti a tutti gli ascoltatori di tutti quanti i canali di Teleradio Colbe e anche del canale Telegram e, come già diceva prima Oscar, tutti quelli che ascolteranno la differita. Oscar ha già accennato che ho voluto in questo secondo, terzo anzi, qui ho avuto l'incontro introduttorio, poi l'incontro della volta scorsa dedicato ad una alla lettura e al commento di un numero limitato, ce ne sono molti altri, poi vedremo se sarà il caso di riprenderli, di messaggi della Vergine dell'Amore, aventi come tema io sono la madre abbandonata, no? Oggi mi sembrava che dopo l'alter ego del tema della madre abbandonata, se hanno abbandonato la Madonna vuol dire che sono andati in compagnia di qualcun altro, purtroppo, ecco, perché... San Luigi Maria Grignion da Monforte dice che c'è soltanto una grande inimicizia che è stata creata direttamente da Dio e che divide l'umanità in due, volenti o nolenti, sapienti o nescenti, credenti o atei, tutto quello che vogliono. Ci sono i figli di Dio e quindi i figli di Maria, perché non può avere Dio per padre chi non ha Maria per madre, da una parte, e i figli di Satana dall'altro. Tra queste due categorie di persone vige un odio sottile e nascosto, ma San Luigi dice questa è una inimicizia di carattere divino, per cui che determina veramente uno scontro, una lotta non sempre emergente a livello di superficie, ma comunque feroce e sempre in atto e nascosta, è condotta all'ultimo sangue. Quindi chi abbandona Maria si getta tra le braccia di Satana. Chi non è con me, dice Gesù nel Vangelo, è contro di me. Quindi non serve fare le consacrazioni a Satana o diventare satanisti o sacerdoti per fare robe del genere, no? Basta semplicemente fare questo tipo di operazione. Ho scelto questi messaggi perché, come già detto in altre circostanze, stiamo nel contesto di un'apparizione al momento non riconosciuta ufficialmente dalla Chiesa. E con sti chiari di luna che si stanno prospettando, vabbè. Comunque, come già detto la volta scorsa, uno dei criteri di discernimento circa la qualità di un'apparizione e anche la sua aderenza, la sua capacità di illuminare i tempi che stiamo vivendo, perché una rivelazione privata, come sappiamo, io so che Oscar anche nelle recenti trasmissioni che ha fatto una bellissima anche con il signor Giulio Loredo, che consiglio di vedere, no? Ha spiegato bene tante cose. Una rivelazione privata non aggiunge nulla alla rivelazione pubblica, niente, ma fa due cose: o approfondisce qualche aspetto, oppure in un certo contesto storico cala la rivelazione in quel determinato contesto storico, evidentemente facendo appelli contestualizzati e congruenti. Ora, nell'introduzione Oscar ha detto che San Pio da Pietrelcina, poco prima di morire, quando gli chiesero cosa vedi per il futuro prossimo, ci sono le 4 T, tutte tenebre, T. Non potevamo nascere in un secolo peggiore, disse anche.
Io volevo partire dall'ultimo della serie dei messaggi che sono stati appunto collocati sotto questo titolo, che è proprio emblematico. Quindi quando un'apparizione, certamente la Madonna ha degli stili che sono tipici, no? Le apparizioni mariane sono caratterizzate, l'ho studiate un po', c'ho scritto un libro che spero di poter presto ripubblicare, riveduto e corretto e ampliato, come già fatto con le Virtù di Maria. Spero di farlo per il mese di ottobre, per il mese del Rosario, insomma, a maggio abbiamo fatto le Virtù di Maria, Madonna, che a ottobre speriamo le apparizioni mariane. E uno dei segni è appunto questa aderenza alla situazione, al contesto storico. Questi purtroppo sono i tempi di Satana. L'ultimo messaggio in ordine cronologico, non molto tempo peraltro prima che morisse il caro Renato Baron, dice queste testuali parole: figli miei, nel periodo più tremendo della storia del mondo e della Chiesa, in cui tutti i valori dell'amore divino e dell'amore umano hanno la posta più grande e sono messi di fronte al conflitto più drammatico e tragico, io ho pensato a voi. Questo è il tempo annunciato, il punto esclamativo. Dopo ecco, facciamo il passo del gambero stasera. Qual è il tempo annunciato? Basta leggere i messaggi immediatamente precedenti. Pregate con me perché si faccia tempo di misericordia. Allora, amici cari, cioè, periodo più tremendo della storia del mondo e della Chiesa. Cioè, io personalmente, se io leggo una roba del genere, siccome queste cose le dico da anni, adesso non è che voglio fare, sapete com'è il proverbio, no? Cicero pro domo sua, siccome la Madonna dice una cosa e pensi pure tu ci credi, ma non voglio pensare una cosa del genere. Ma cioè, non è una cosa che penso io, cioè, io ritengo che questa constatazione abbia un carattere oggettivo. Cioè, io non amo molto entrare in polemica, però cioè, amo far riflettere le persone perché certi argomenti sono calienti e spinosi, no? Però basta aprire gli occhi e analizzare con cuore addolorato, certamente. Prima alcune cose che avvengono nella Chiesa, secondo alcune cose che avvengono nel mondo. Cioè, scusate amici, ma è cominciato il mese di giugno. Purtroppo il mese di giugno, gli esperti in tema, io ho studiato a suo tempo anche su questo argomento qui, sanno che il 21 e il 24 di giugno sono giornate. Giugno è un mese purtroppo caro ai satanisti, è secondo soltanto al mese d'ottobre. E che cosa fanno nel mese di giugno? Sapete, domenica scorsa è stato il Corpus Domini, venerdì prossimo è il Sacro Cuore, poi c'è il Cuore Immacolato di Maria. Che fanno? Ormai c'è sta una nenia che dura da almeno 20 anni. Cosa fanno nel mese di giugno? Le sfilate dei Gay Pride in tutta Italia. Cioè, è evidentemente una cosa fatta a sfregio. Io sfido chiunque. Chiamatemi uno storico, chiamate qualcuno che mi dica che in altri contesti storici, culturali, anche in tempo di pieno paganesimo, perché a Roma e in Grecia sta roba era ordinaria amministrazione, ma non era ostentata, cioè non era pubblicamente, dice guai a chi, cioè capito? E reclamante addirittura, come dire, cittadinanza, quindi sdoganamenti morali e politici a tutti quanti i livelli. Non esiste una cosa del genere, neanche in contesti pagani. Questi sono dati oggettivi, quelli dell'LGBT se possono arrabbiarsi quanto gli pare, sono dati storici oggettivi questi qui. In questo tempo sta accadendo questo qui, loro saranno pure contenti, ma questo è un dato oggettivo da analizzare, cioè perché, ripeto, non è che tu puoi dire questo è il periodo più tremendo della storia del mondo e della Chiesa così. Perché c'è niente da fare, voglio dire qualcosa e mo dico questo, perché i normalizzatori, io ne conosco tanti, purtroppo, e alcuni purtroppo provenienti anche dal cosiddetto mondo
io lo chiamo così, tra virgolette, dal mondo dei buoni, quindi dal mondo delle persone che sembrano avere tutto sommato una visione corretta delle cose, no? Ma io l'ho sentito con le orecchie mie alcuni, ma no, ma non dobbiamo fare troppe tragedie, perché Sant'Agostino, cosa vera, diceva che non ha senso dire i nostri tempi sono peggiori di quelli passati, perché noi, cioè, questa è una cosa che perché tu stai vivendo il presente, ma se fossi stato nel passato avresti detto la stessa cosa. Ora, questo in linea di massima è un discorso corretto, ma non in questo tempo, perché non è che noi in questo tempo ci divertiamo a fare le vittime, a dire poveri noi, che razza di tempi siamo passati, dati. No, ci sono dei dati oggettivi. Ma si è mai visto che il diritto dell'aborto diventa un diritto costituzionale? Ma in Francia questo già c'è stato e stanno premendo dalle istituzioni europee, perché questa cosa sia recepita negli ordinamenti degli stati membri. Ma stiamo scherzando, stiamo. Cioè, un omicidio aggravato, io ho la laurea in giurisprudenza, cioè. Per quanto mi riguarda, questo è un omicidio aggravato, anche se si sono inventate le norme farisaiche che lo rendono lecito e lo pagano anche a spese nostre, perché ricordate che con le nostre tasse ci pagano gli aborti dentro gli ospedali, e questo è aperta parentesi, perché quando una cosa è offerta dal Servizio Sanitario Nazionale vuol dire che i soldi vengono presi dalle casse dello Stato per pagare coloro che operano questo tipo di cosa, no? Dico. A me non risulta, poi se a qualcuno risulta, alzasse la mano e dicesse: Donato, tu sei un pazzo scriteriato, vai dicendo un sacco di cretinate, e anche la Madonna di Schio dice un sacco di sciocchezze, perché tanto queste cose non c'è niente di nuovo sotto il sole. No, qualcosa di nuovo sotto il sole c'è. Cioè, sempre riguardo l'aborto, a livello politico, fino a qualche tempo fa aveva resistito anche alla cattolicissima Irlanda. Ha capitolato anche la cattolicissima Irlanda. Adesso l'aborto si può fare anche in Irlanda. Io credo che oltre allo Stato della Città del Vaticano, dove non c'è il diritto d'aborto, credo che siano rimaste, però non vorrei non essere aggiornato, sono le Filippine. Fino a prima dell'Irlanda c'erano le Filippine e l'Irlanda. Adesso l'Irlanda non c'è più, ci mancano le Filippine, dopodiché rimane soltanto lo Stato della Città del Vaticano. Quindi in tutto il pianeta a te, Terra. Uccidere un bambino nel grembo della madre è un diritto garantito quantomeno dallo Stato e ordinariamente a spese gratis. Posso sapere, c'è qualcuno che mi vuole dire quando mai si è vista una roba del genere? Per cui non sono parole a vanvera, periodo più tremendo della storia del mondo e della Chiesa. Cioè, noi stiamo vedendo delle cose a livello ecclesiale. Adesso, hanno postato sul canale Telegram stasera una fotografia, insomma, che non è molto edificante. Io non amo molto queste cose, però, insomma, l'ho intravista durante la festa del Corpus Domini. Questa è una cosa avvenuta memes catholicos, quindi presumibilmente sarà roba da America Latina. Esto currio entro la celebrazione in Perù c'è una donna che con tanto di camice di velo melare sta andando in giro in mezzo all'assemblea con lo stensore a benedire, e il post, questo è un post di Facebook, dice che in quel posto c'erano molti sacerdoti. Tutto normale, nel senso che se si fosse solo una roba del genere, insomma, no? Quindi allora, è chiaro che la Madonna evidentemente c'ha un certo stile, e nei messaggi di Schio questo stile è osservato, no? Per esempio, il primo messaggio, io non so neanche se leggerlo oppure no, poi mi consiglierà Oscar, dice: tieni queste cose in cuor tuo. Cioè, nel primo messaggio del tempo di Satana dice delle cose molto gravi inerenti alla condizione, alla situazione del clero. Almeno qui gli dice: tieni queste cose per te. Adesso io non lo so se poi queste cose sono state pubblicate e quindi lo posso dire, no? Però probabilmente non so se questo era un invito pro tempore o a tempo indeterminato, però la Madonna, soffrendo tanto per queste cose, si rende perfettamente conto che alcune cose sono talmente tanto dolorose che se sa mai cos'è il caso di metterle in giro o se tenerle in privato.
d'accordo? Perché dopo veramente i piccoli possono rimanere scandalizzati e può succedere un sacco di cose, però comunque Renato gliel'ha detto, cioè, perché è una situazione pazzesca, per cui bisogna fare qualcosa, e vedremo adesso nei messaggi che leggeremo che cosa dobbiamo fare, essere forti, combattere, rimanere nella verità, rimanere con Maria, pregare, sacrificarci per cercare di porre un argine, di farci qualcosa, ma la situazione è seria. Fino a che punto? Messaggio Colette del 14 ottobre del 2001. Vado a leggere gli ultimi. Quello del 2 febbraio del 92, quindi un po' prima, addirittura dice queste cose. Ho chiamato voi in questo tempo in cui le forze dell'odio e le potenze della menzogna, questo sarà un leitmotiv di questa sezione, quindi l'attacco frontale contro la verità, sono all'opera contro l'ordinamento di Dio. Possiate voi conoscere insieme con tutti i figli di Dio, che è venuto il tempo dell'Anticristo, libro dell'Apocalisse e primo combattimento escatologico. Cioè, chi conosce il libro dell'Apocalisse, queste cose le deve sapere. Sul libro dell'Apocalisse si capisce un granché, ma tra le cose che sono abbastanza chiari, si capisce che ci sono due momenti storici dopo la venuta storica di Gesù fortemente critici. Il primo combattimento escatologico con la manifestazione dell'Anticristo e l'ultimo scontro finale, che è il secondo combattimento escatologico, quello a cui fa immediatamente poi seguito la parusia, la fine del mondo e la risurrezione della carne. La Madonna gli sta dicendo: si è venuto il tempo dell'Anticristo, dove prevale la vuota scienza dei falsi profeti, sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e la cieca opera della loro superbia. Peraltro, questo tema, proprio in contemporanea, perché a quei tempi ancora ce ne stavano diversi, la Madonna lo stava trasmettendo anche a un santo sacerdote, è stata recentemente aperta la causa di beatificazione, ho saputo, proprio a maggio, che è Don Stefano Gobbi. La Madonna queste tematiche nei messaggi dati a Don Stefano Gobbi le ha approfondite in maniera altamente dettagliata anche, quindi spiegando tutte le operazioni che sono state fatte. Io l'ho conosciuto Don Stefano Gobbi nel 2000, quando a fare un corso spirituale con lui, quando era ancora vivente, no? Ancora, tanto per far capire un altro messaggio serio, no? Figli miei, in questo tempo sono in gioco le sorti di milioni di anime che io vorrei salvate. Chiedo perciò l'aiuto di tutti i miei consacrati, cioè la cosa drammatica di questo tempo. Allora, questo tempo, noi lo sappiamo, il libro dell'Apocalisse lo dice chiaramente, questo tempo finirà ovviamente con il trionfo del cuore immacolato di Maria, con la vittoria di Gesù, cioè non è che il diavolo vince, assolutamente. Quindi il diavolo non vince la guerra, il diavolo la guerra la perde, ma nel frattempo però, cioè, da adesso fino al suo rovesciamento, che succede? Succede che ci stanno milioni di anime che se ne vanno all'inferno. Ed è per questo che il nostro compito, ciascuno nel proprio luogo, è di cooperare e contribuire a che questo numero si riduca il più possibile. Possiamo aiutare a salvarne il maggior numero possibile. Attenzione a quest'altro messaggino che riprende una delle cose fondamentali. A mio avviso, io ci ho dedicato tanti anni della mia esistenza, rivelati da Gesù alla serva di Dio Luisa Piccarreta. Questo è un messaggio del 31 dicembre del 2000. Figli miei, camminando sulle strade del mondo, anche voi state passando sotto l'arco della storia. Trascorsi 2000 anni, il mondo ancora è schiavo del male, di una falsa libertà. Desidera e cerca ardentemente un paradiso inaccessibile, illusorio, non passi altro tempo inutilmente e non giunga la fine di questo lungo percorso nel buio.
Perché ho citato la serva di Dio Luisa Piccarreta? Perché qui la Madonna parla di trascorsi 2000 anni. Il numero 2000 non è un numero casuale, perché chi si studia un pochino bene le cose, questo nostro Signore gliel'ha detto, però uno ci arriva anche studiando, studiando un pochettino di letteratura biblica, Gesù avrebbe rivelato, uso il condizionale, ovviamente per rispetto, anche per qui non essendo ancora una santa canonizzata e quindi scritti riconosciuti, a Luisa che la storia dell'umanità va avanti per tappe di 2000 anni. La creazione avviene all'incirca 4.500 anni prima di Cristo, secondo la cronologia biblica. C'è la creazione, c'è il peccato originale e dopo il peccato originale il libro della Genesi descrive una decadenza dell'umanità fino a toccare il fondo, cosa che provoca il diluvio universale. Questa cosa avviene circa nel 2000 avanti Cristo, secondo la cronologia biblica. Dopo il diluvio universale si fece l'arca di Noè e dopo arriva Abramo. Abramo stiamo intorno al 1870 avanti Cristo, quindi comincia la storia della salvezza che culmina con l'incarnazione, 2000 anni dopo circa il diluvio. Quindi abbiamo la creazione, la prima fase critica dell'umanità con lo sterminio della razza umana, i sopravvissuti post-diluviani, l'inizio della storia della salvezza, che ha un culmine che arriva con l'avvenuta storica di Gesù sulla terra. E dopo che succede? E dopo che succede? Succede che passano 2000 anni e i primi 1000-1500 sono fondamentalmente una diffusione, un consolidamento del cristianesimo, anche se attaccato in varie modi dall'esito da tutta la storia. Ma la seconda parte del secondo millennio è stata una progressiva decadenza, perché da Cartesio in poi siamo nel 1600, è cominciato quel processo che ha portato ad oggi, graduale ma inesorabile, quindi che è passato per tappe fondamentali, la rivoluzione francese, la nascita della massoneria, il comunismo, gli stati totalitari, le guerre mondiali e poi la rivoluzione informatica, insomma, che è l'ultimo grande processo. Che ci porta in questa fase. E che succede? Capite? Questa fase, quindi 2000 anni dopo la venuta di Gesù, è l'equivalente della corruzione dell'umanità prediluvio. E quindi come usciamo da questa cosa? Speriamo, insomma, cioè, da lì siamo usciti in maniera drammatica. Quindi è stato un reset dell'umanità e un nuovo inizio. Qui certamente noi siamo sotto Fatima riconosciuta dalla Chiesa. Noi siamo ancora sotto la promessa della Madonna di Fatima, alla fine il mio cuore immacolato trionferà, cioè la fine di questi tempi, il tempo di Satana appunto, è segnato dal trionfo del cuore immacolato di Maria. Quindi che segnerà un nuovo inizio che sarà una cosa meravigliosa come il post-diluvio, quindi un crescendo, quindi le profezie attendibili parlano di tempi così belli come non si siano mai stati, mai visti, una grande diffusione della Chiesa, una grande conversione dell'umanità e tutte queste cose qui, che adesso ci sembrano fantascienza, queste cose qui, ma il nostro Signore sa come portarci a questo. Però adesso stiamo in questo tempo, perché è importante sapere queste cose? Perché per affrontare un tempo di questo genere ci vuole attrezzatura, ci vuole. Cioè, questo non è un tempo normale. Cioè, io sono molto addolorato dai cosiddetti, io li chiamo così, normalizzatori, perché non fanno un buon servizio. Certamente dobbiamo sempre dire che chi rimane dalla parte di Gesù e di Maria non deve temere nulla, salirà sul carro dei vincitori, sicuramente, eccetera. Questo è ovvio, questo qui. Però bisogna anche fare attenzione, del avvertire le anime, che qui non stiamo vivendo, vabbè. Soliti problemi, no, non sono soliti problemi, non è la stessa cosa di sempre, è diverso. Non so se vuole dire qualcosa a Oscar. Sì, volevo, se permette Don Come Leonardo, no? finché parlava mi è venuto alla mente un messaggio di Gesù. Ecco, ricordo agli amici che ci ascoltano che ecco, Renato ha avuto il dono anche della parola del Divino Maestro di Gesù. Sono circa 700-800
messaggi che ha dato a Renato, e c'era questo messaggio che secondo me riprende quello che dice lei, Don Leonardo, e fa una sottolineatura sull'importanza per questi tempi proprio della devozione di Maria. Vediamo se riesco a condividerlo con voi. Eccolo qua. Ecco, dice, era il 7 settembre 94, quindi era la vigilia della Natività di Maria Santissima. Vi benedico in quest'ora di grazia e vi dono la mia pace. Miei cari, Gesù quindi parla della sua madre Maria. Miei cari, attraverso l'immacolatezza di Maria, mia Vergine Santa Madre, che io posso portare al mondo, riportare nel mondo la sua immacolatezza. Ed è per questo che faccio appello alle anime che vogliono amare e si offrono vittime d'amore, che si consumano con me nel dolore e nella liberazione. Il mondo si sta preparando per uccidere per sempre il suo Dio. L'umanità è giunta al termine di un cammino oltre il quale c'è il baratro, c'è il vuoto, c'è il nulla. Quello che ha detto anche prima Maria. Anche a voi ho parlato di ciò, ed è alla vostra opera dell'amore che io affido questo primo atto di misericordia e d'amore per l'umanità. Miei cari, andiamo nelle frasi che volevo un po' sottolineare. Non tutti voi vi siete messi ai ripari mettendo a nudo le vostre riserve interiori. Come potrete piangere con me se non comprendete come tutto acquista forza di misericordia dalla realtà rovinosa del mondo? Ecco perché vi chiedo, o anime dell'opera e della Chiesa, o qui l'appello di Gesù, di ancorarvi bene a lei, mia opera d'amore e madre fedele e amorosa. E poi dice la frase che proprio qui è veramente una stilettata: rimarranno saldi in Dio le anime a lei unite, il resto crollerà. Quindi comprendiamo che la devozione a Maria e quindi ancorarsi a lei non è un optional, ma diventa, diciamo, un passaggio necessario, perché tutto il resto crollerà. Già. Molto bello, grazie Oscar. Allora, dato che si è parlato di Gesù, ecco, io vorrei riprendere appunto con un altro messaggio dove Maria Santissima fa riferimento al suo figlio e dice queste cose. Gesù soffre per la sofferenza degli uomini, siamo al 10 maggio dell'86, quindi ha fatto un bel jump indietro di una quindicina d'anni. Tutte sofferenze a causa del peccato. Si continua, attenzione, a portare in trionfo Satana e si allontana Dio. Le conseguenze già le conoscete, le state vivendo, non diminuiranno, ma aumenteranno le vostre pene con il peccato. Questa è la legge inesorabile, che tanto gli esseri umani non se la mettono in testa. Tu pecchi? Bravo! Accomodati pure. Ti autocondanni alla sofferenza. E la sofferenza non la sofferenza santa, la sofferenza brutta. Perché il salario del peccato, ha scritto Paolo di Tarso qualche millennio fa, è la morte. La morte non soltanto la morte fisica, ovviamente, no? La morte con tutto ciò che la morte è rappresenta, perché il peccato è l'origine di tutti i mali, fisici, psichici, morali, spirituali, diabolici, morte, castighi, cataclismi, catastrofi, guerre, tutto da lì viene, tutto. E purtroppo una delle grandissime operazioni di Satana, una maledetta operazione di questi tempi, purtroppo realizzatasi con la connivenza anche di una parte di uomini di chiesa che hanno perso il senno, è lo sdoganamento del peccato, è la negazione del peccato, non riconoscere più il peccato come peccato, non chiamare più il peccato con il nome che ha. Giovanni Paolo II, che da un punto di vista dottrinale vedeva bene alcune cose, cioè le idee chiare, io mi ricordo se ero appena entrato in seminario, ho scritto un'enciclica, La verità di Splendor, dove cercò di dire: ehi, il peccato esiste ancora, d'accordo, esiste, non è che è finito,
Esiste anche la differenza che abbiamo imparato al catechismo tra peccato mortale e peccato veniale, cioè nella parte centrale di quelli gli atti intrinsecamente cattivi e tutte queste cose, no? Quando un pontefice scrive un'enciclica, non è che la scrive perché c'è niente da fare, la scrive e la scrive nella forma appunto di lettera enciclica, che è uno dei documenti, diciamo così, più pesanti del magistero pontificio, perché ci sono dei problemi gravi. Cioè, se un papa viene a dire quella roba lì, è perché questa cosa si sta andando diffondendo come un virus. Qui Gesù parla nell'86, la verità di Splendor. Scusate un attimo, che lo vedo al volo, che vedo un attimo l'anno preciso, che sto davanti al computer, se no non potrei stare connesso con la verità di Splendor. È del 93, quindi 7 anni dopo, non è che è molto distante, no? Ancora. La scienza arrogante pervade come una peste spirituale sulla cristianità. Figli miei, sto assistendo con dolore come ogni giorno più chiamati abbandonano il santuario e si immergono nel mondo. E poi attenzione, i nemici della Chiesa vengono dall'interno della Chiesa stessa. 3 ottobre 1986. Allora, sto passaggio, io poi Oscar mi, come dire, questo lo dice la Madonna di Schio, quindi non è che lo dico io. Penso che, cioè, questa cosa qui è una caratteristica dolorosissima, ma tipica di questo nostro tempo. Cioè, sempre tornando ai normalizzatori, ma la Chiesa è stata attaccata in tutti i modi possibili e immaginabili da sempre, d'accordo? Da fuori, dai nemici, dai persecutori, da dentro qualche volta usciva qualche eretico, perché tutti gli eretici, io oggi pomeriggio sto correggendo per dare alle stampe un altro libretto che parlerà di nostro Signore Gesù Cristo, il mese del Sacro Cuore, mi sembrava giusto fare un omaggio a lui, no? Si chiama Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, che cerca di far comprendere in un linguaggio semplice, accessibile a tutti, chi è nostro Signore Gesù Cristo, anche per avere una corretta idea anche da un punto di vista teologico. Cioè, ho scritto un libretto veramente ultra divulgativo di cose che di per sé sarebbero, cioè, difficilissime. Rileggendolo dico, ma però dico, secondo me anche una persona con poca cultura riuscirebbe a capire sta roba qui, no? Però, allora, che ne so, Ario di Alessandria era un prete, Nestorio era un vescovo, ma appena qualcuno di questi, come dire, gli esaltava il cervello, si ergeva come dire, la Santa Madre Chiesa, il Papato, l'Episcopato, a dire vattene via che tu sei fuori di testa, ti faccio un concilio e ti scomunico, ok? Quindi il fatto che purtroppo adesso non ci sia una reazione di questo genere, cioè che siano tollerate anche all'interno del sacro recinto, cioè delle cose allucinanti, è un segno dei tempi, è una cosa nuova. Cioè, io chiedo anche qui, perché capite, cioè, c'è un criterio fondamentale di analisi della realtà, che è contra factum, ratio non valet. Cioè, se c'è qualche esperto di storia della Chiesa che mi dice, ma no, non è vero, questo è già successo, cioè che i nemici della Chiesa sono venuti e hanno fatto il bello e il cattivo tempo da dentro, bene, fammelo, sono ignorante, te lo conosco, t'ascolto molto volentieri, ma a quanto ne so, certo non c'ho il dottorato in storia della Chiesa, ho il dottorato in teologia dogmatica, però storia della Chiesa ho fatto tre corsi durante, cioè, storia della Chiesa antica, medievale e moderna durante il seminario. Io sta cosa non l'ho vista mai. Lutero era un monaco agostiniano, ha scritto le 97, le 95 tesi a Halloween del 1517 e Papa Leone X ha scomunicato e ci hanno fatto un concilio contro Lutero. Quindi sta cosa qui è una cosa atipica, nuova, caratteristica proprio di questa fase storica e di questo scontro. E noi sappiamo benissimo che questa cosa, ci fu la famosa visione di Papa Leone XIII del 1884, 13 ottobre, quando lui ebbe la visione,
di questa voce roca che sfidava la voce buona del Santissimo Sacramento e diceva: guarda che io posso distruggere la tua chiesa, ma c'ho bisogno di più tempo e di più potere, specialmente sulle anime dei tuoi consacrati. E il nostro Signore accettò la sfida. Ha il tempo e il potere, ma tanto la chiesa non riuscirà a distruggerla. Cioè, per comprendere quello che stiamo vivendo non si può prescindere da queste cose. Sta cosa viene nel 1884 e comincia a scatenarsi il modernismo, perché il modernismo, che non è affatto finito adesso, il modernismo è imperante. San Pio X ci ha provato a stroncarlo, ma lui sapeva benissimo, anche dopo la Pascendia, lo disse anche ad alcuni collaboratori, gli ho dato una botta, ma non l'abbiamo debellato, e infatti non è stato debellato. Sono stati zitti e buoni per qualche tempo, dopodiché si sono riorganizzati, dopodiché hanno fatto il finimondo. Quindi queste sono caratteristiche del nostro tempo. Quindi non dico queste cose, è chiaro che quindi la Madonna con questi messaggi cerca di darci delle chiavi di lettura. È chiaro che se una persona ha tutti quanti gli elementi, ha studiato, quindi conosce, c'ha i criteri di discernimento, ci arriva pure da solo a certe cose. Però il valore di questi messaggi è duplice. Primo, dà degli input a chi non ha l'attrezzatura per poter fare un'analisi esaustiva di questo genere. Secondo, dimostra la congruenza con questa fase storica e quindi, come dire, dà un input alla alta attendibilità dei messaggi. Si dicono delle verità dolorose, certamente in un certo modo, senza fare nomi, cognomi, indirizzi e numeri di telefono, non farebbe mai. Però bisogna prendere consapevolezza che stiamo all'interno di questa realtà. Ecco. La Madonna dà anche ovviamente alcuni rimedi. Lavorate con Maria, per esempio, 28 febbraio 87. Ora, per arrestare il maligno e le sue opere, poiché sta mietendo una grande parte dell'umanità. Quindi, lavorate con Maria. Mettetevi dalla mia parte. Lavorare con Maria significa ovviamente fare delle scelte serie, forti. Oppure io sono in contatto in continuazione con gente che chi scrive, chi parla in diretta, poi chiedo perdono anche a chi sarà collegato, che uno se mi scrive una mail, minimo 20 giorni di tempo prima che gli rispondo, ma purtroppo non riesco ad organizzarmi meglio. Ma la gente è confusa e disorientata, non sanno più a che santo votarsi, non sanno più a chi dar resto, non sanno più a chi dar retta. 23 maggio dell'87, che dice Maria Santissima: questo è il tempo della confusione che il maligno ha portato in mezzo a voi. Ho citato prima lo Stefano Gobbi, la Madonna dello Stefano Gobbi ha parlato molto di questa confusione portata dentro la Chiesa proprio da chi dovrebbe fare chiarezza, perché i primi sono stati teologi, perché io purtroppo ho frequentato le facoltà ecclesiastiche perché sono diventato prete. Allora i capelli ce l'avevo, mo non posso dire mi satirizzano tutti i capelli, ma allora ce l'avevo ancora tanti. Insomma, dovevo usare parecchio gel per tenerli bassi e non farli stare tutti quanti dritti. Aspetta che Oscar possa dire qualcosa. Ho poco da dire io perché non posso, perché io non sono messo tanto bene quanto a capigliatura. No, ho trovato un messaggio per lei, Don Leonardo, non che fosse rivolto a lei, ma molto interessante sul tema proprio del sacerdote a servizio di Maria contro il male, che vi condivido. È un messaggio del 97, solo una frase. Oggi è sempre Gesù che parla. Io richiamo il mio popolo alla santità. Sono molte le anime che decidono di darsi alla santità, ma Satana è sempre pronto a togliermi questa gloria. Occorre quindi che i sacerdoti prendano su di loro ogni tentazione e lottino con le armi del loro ministero contro Satana. Ci sarà da soffrire, ma sarà una sofferenza come la mia, che porta però alla risurrezione. Questa è la gloria del sacerdozio. È un mistero per tutti il sacerdozio, perché è uno strumento vivo che appartiene a me. Interessante, vero, Don Leonardo? Molto. Molto. Veramente molto, molto interessante, anche un pochino consolante, perché
a stare in trincea c'è un prezzo da pagare, per questo che non tutti, c'è un prezzo da pagare, però bisogna pagarlo, bisogna, perché per il bene delle anime bisogna pagarlo. Oh, poi altro aspetto, anche qui bisogna stare molto molto, bisogna fare molta attenzione, perché questo è un altro problema grosso, perché il diavolo semina confusione, allora, e semina confusione anche in un modo purtroppo abbastanza maledetto, diciamo così. 19 ottobre 87 dice: in questo tempo di straordinaria grazia per voi e per la Chiesa si manifesta anche la grande confusione degli spiriti, e questa si manifesta nella frattura della fede e la diffusione di false rivelazioni. Questa è un'altra piaga sociale. Si vendono al maligno seminando confusione in mezzo al popolo credente. I padri della Chiesa chiamavano il diavolo la scimmia. Allora, il diavolo non è che Maria Santissima appare in maniera autentica, lui sta a guardare, no. Che cosa fa? Cerca di distruggere le apparizioni autentiche, di creare confusione. Cioè, ci sono dei casi, a mio avviso, emblematico, uno dei casi più dolorosi e più tristi sono le apparizioni di Diaia di Bonate. Cioè, sono veramente, cioè, non, chi conosce, ci sono stato, quello che è successo, cioè un monsignore che costrinse una ragazzina a ritrattare mentendo quello che lei aveva visto, cioè, una cosa allucinante. Quindi l'attacco alle apparizioni autentiche, come? Smontandole o facendole passare per tarocche, oppure non facendole riconoscere, quindi ostacolandole il cammino di riconoscimento ecclesiale, che è quello che poi dà, come dire, cioè un'apparizione riconosciuta dalla Chiesa, tu puoi anche un'apparizione riconosciuta, almeno fino a un po' di tempo fa, adesso non lo so, la disciplina era questa qui, cioè tu puoi anche non tenerne conto, ma non puoi dire quella non era una Madonna, non puoi dirlo questo qui, si è riconosciuta. Non sei obbligato a tenerne conto nella vita interiore, perché basta la rivelazione pubblica, ma non puoi dire quello non è la Madonna. Ma l'altro modo, il famoso gioco degli specchi che fa il diavolo, che cosa fa? Suscita quelle false. E pare, Don Leonardo, che attorno alle apparizioni di Lourdes sorsero decine di false altre apparizioni, certo, proprio, certo, per creare confusione. 200 dicono gli esperti, purtroppo. E qui anche in Italia, adesso io non voglio fare, in Italia ce ne stanno alcune che sono tarocche al 100%, altre prego insomma di fare estrema attenzione, a me non piace né fare nomi, nemmeno condizionare, perché ognuno di noi ha il cervello e deve cercare di fare attenzione e deve imparare. Io adesso prossimamente mi riprometto anche sul blog di pubblicare un articolo che dia quelli che sono stati i tradizionali criteri di discernimento classici, immortali della Chiesa, per farsi un primo screening, d'accordo? Per non andare dietro al primo che canta la mattina, mi sento che queste cose sono vere, dico: che te senti? Senti il mal di pancia, quindi non è, cioè, non mi sento, non basta mi sento. Io conobbi, non faccio nomi, però purtroppo è un fenomeno successo in Italia, ci sono cascato pure io, lo dico tranquillamente, c'era una serie di apparizioni che tutti i discorsi bellissimi, messaggi bellissimi sull'Eucaristia, dopodiché, adesso forse qualcuno la conosce, un bel giorno si alza che il padre spirituale di questa presunta veggente era stato ordinato vescovo da nostro Signore Gesù Cristo. Porca vacca, e dopodiché cominciano che i messaggi di questa che era tanto dell'Eucaristia, dice: ah, ma non c'è nessuna differenza a prendere la comunione in mano oppure in bocca, tanto l'importante è che uno vada col cuore sincero. Dico, capite? Questa cosa la racconto perché mica questi sono stati i primi messaggi, ci sono stati almeno 10 anni di messaggi, io li ho letti quasi tutti, che sembravano bellissimi. Sono brutte queste cose qui, sono tristi. Io purtroppo, quando si vedono le opere di Satana, io ogni tanto dico al nostro Signore, dico: per favore, dacci un attimo una mano, perché è troppo difficile in certe circostanze.
Quella sembrava tutto bellissimo, ma l'impalcatura era finalizzata a darti poi la polpetta avvelenata alla fine. Perché chi... Capito? È terribile questa cosa qui. Quindi purtroppo tra i problemi di questo tempo balordo c'è pure questo, che tocca fare attenzione alle apparizioni. Attenzione, quindi non è che uno deve diventare incredulo o scettico o che creda niente per partito preso, però deve avere un minimo di grano salis. Io non starei qui se non avessi fatto uno screening, questo lo dico con tutto il rispetto per Oscar, voglio un bene dell'anima, non c'è un primo che chiaramente è fallibile, io non sono né un vescovo né il papa né tanto meno di questo qui, però non potrei espormi insomma una cosa di questo genere, quindi cioè, io non credo proprio che un giorno che queste cose siano false e che verranno dichiarate tali, assolutamente, quindi aspetto sperando che arrivi, perché ci diciamo, Donando, abbiamo ecco qui a Schio un aspetto diciamo positivo, è quello che le apparizioni ormai sono terminate, quindi certo, l'aspetto diciamo soprannaturale si è concluso e quindi almeno abbiamo la diciamo non abbiamo questo pericolo che possa sopravvenire magari un nuovo qualche design, esatto, diciamo è un aspetto anche qualche sorpresa, come non faccio nomi, come in base alle informazioni che mi sono arrivate è successo in qualche apparizione abbastanza nota, che è uscito un messaggio, adesso io sono notizie di corridoio, lo devo approfondire, che se fosse vero il discorso è completamente chiuso su questa famosa apparizione, se fosse vera la cosa che mi è arrivata alle orecchie, ma che non ho avuto modo al momento di verificare e di approfondire. Anche questo mi raccomando, le informazioni vanno sempre controllate e verificate, perché non si può andare sulle chiacchiere da corridoio. Un'altra cosa, questo è un altro segno dei tempi, si arresti il devastante disordine coniugale opera del maligno. Disordine coniugale, questo è un altro segno balordo dei nostri tempi. Io ci ho predicato, ci ho scritto in tutti i modi possibili. Cioè, una coppia che viva come Dio comanda, ma non soltanto, cioè, anche la dimensione, come dire, della castità coniugale oggi, cioè che sappia cosa significa una sessualità ordinata e che abbia sempre vissuto questa la dimensione dell'apertura alla vita, alzi la mano chi è, come dire, chi è senza peccato, direbbe un altro signore. Cioè, oggi è un macello, cioè, io sono un sacerdote, quindi sto a contatto con queste cose in continuazione. Cioè, è una piaga sociale questo qui, il disordine coniugale. Non sta parlando delle convivenze e dei divorzi, sto parlando di disordine coniugale, quindi di gente, cioè di coniugi, quindi di coniugi che almeno formalmente hanno una situazione regolare, non sta parlando delle piaghe, delle convivenze, dei divorzi, dell'adulterio, che sono altri tipi di discorsi, no? Allora, altra cosa. Ecco qua. Figlio mio, tutte le potenze demoniache sono all'opera di nuovo, come non mai nella storia umana. Tutte le potenze demoniache sono aperte le porte dell'inferno, adesso stiamo pieni dei diavoli tra i piedi, purtroppo, di nuovo come non mai nella storia umana, quindi questo è un momento delicato. 7 agosto dell'88, ancora, siete popolo di Dio, unito a Maria, vittoriosi in questa battaglia contro il male, popolo di Dio unito a Maria, quindi popolo di Dio vuol dire, sapete che di Dio è il genitivo soggettivo, cioè il popolo che gli appartiene, ma per appartenere al Signore bisogna, come diceva l'immortale catechismo, che cosa bisogna fare per vivere secondo Dio? Professare la fede cattolica, vivere in grazia, cioè preghiera e sacramenti, e osservare i comandamenti. Quindi popolo di Dio unito a Maria, quindi consacrati e messi a servizio della Madonna, e così si è vittoriosi in questa battaglia contro il male. Siate vittoriosi, vedete, figli miei, per non cadere nelle mani, nelle fauci di una teologia aberrante,
Anche questo è un termine abbastanza forte. Teologia aberrante che vi tormenta e vi allontana da Dio, offrendovi un culto demoniaco, capito? La teologia che dovrebbe essere quella scienza che ti introduce ad approfondire il mistero di Dio e quindi a farti crescere l'amore e la devozione verso di Lui, no. Teologia aberrante che ti allontana da Dio, offrendovi un culto demoniaco. Io che le conosco queste cose, perché, ripeto, ho preso un dottorato, quindi per prendere un dottorato tu devi andare a studiarti un sacco di cose, un sacco di libracci pure, Purtroppo questa cosa è vera, questa qui. Cioè, io la posso testimoniare, uno che legge magari, che non è mai stato dentro certi cosi, non se ne rende conto, può pensare, ma il problema è qualche predica un po' balorda che fa qualche prete. No, il problema è qualche predica balorda che fa qualche prete. Perché la predica balorda fa qualche prete, c'ha un background, non è quello che se la inventa la notte o la farina del suo sacco, questo è quello che lui ha respirato, è quello che gli hanno impapocchiato dentro le aule universitarie, purtroppo. Sono cose brutte, ma questo è purtroppo. E... attenzione, un'altra cosa, qui due o tre messaggi. Abbiamo quasi finito, mi sa, e poi concludo, poi ce ne sarebbero altri, ma penso possa bastare. Dice, due o tre sulla verità, brevi. Figli miei, venga alleviata, guarita, illuminata molta sofferenza spirituale, segno di tempi oscuri avvolti da ingannevoli, menzognere dottrine. Chi segue le menzognere dottrine va incontro a sofferenza spirituale, perché Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre. La dottrina non cambia, non può cambiare, non cambia. La Chiesa non c'ha le mode. Ancora, sentite questa espressione, questa, la Madonna a volte conia anche delle espressioni che sono veramente particolari. Io grido, 31 gennaio 90, io grido ad un mondo intossicato da una menzognera verità. Cioè, sembrerebbe una contraddizione in termini. Come fa la verità a essere menzognera? Perché usa questa espressione? Che significa menzognera verità? Chi è la custode, la madre, la maestra della verità? Lo dice San Paolo nella lettera a Timoteo, colonna e sostegno della verità. Chi è? È la Chiesa. Ma se, anziché essere colonna e sostegno della verità, proprio dall'interno, quindi i nemici sono dentro, diventa canale di diffusione di menzogne, che succede? Succede che c'è la menzognera verità, cioè che si pensa che sia la verità perché la dicono da certi ambienti, ma in realtà sono menzogne. A me dispiace dire queste cose, mi metto anche nei panni di certi poveri fedeli che se hanno i capelli si mettono le mani nei capelli, cioè, ma che dobbiamo fare? Capisco, mi dispiace, ma io al tempo stesso ti dico, che ce posso fare? Io non mi diverto a dire queste cose, non credo che si diverta affatto, ma con la Madonna. Però se ci sono lo devi sapere, perché ti devi difendere. La difesa è l'autodifesa, dobbiamo andare tutti quanti a fare i corsi di jiu-jitsu spirituale, sapete che jiu-jitsu è l'autodifesa, è jiu-jitsu spirituale, dobbiamo difenderci da queste cose qui. E ancora, vedete, ancora, lapidario, 22 aprile 90. Figli cari, in questi tempi una falsa luce offusca la vera luce. Punto. Cioè, senza commento. Ancora, ultimo, figli prediletti, molti falsi profeti ingannatori si erigono al posto di Gesù. Falsi profeti ingannatori, cioè si erigono al posto di Gesù. Io rimango sempre, insomma, allibito, perché quando uno esce fuori dalla verità, io dico, ma tu sei matto, cioè, ma come vai a fare una cosa del genere? Cioè,
Ma non lo sai che c'è il giudizio particolare? Ma che gli racconti a Domine di una volta e vai di là? Cioè, quello ti dice, ma dico, scusa un attimo, ma chi ti credi essere tu? Che sei più grande di me? Noi siamo tutti quanti servitori della verità, non abbiamo nessun potere contro la verità, scrive San Paolo, ma per la verità, no? Potete conoscerli osservando i loro frutti di disordine e di divisione, di disordine e di divisione. Attenzione che i divisori non sono quelli che rimangono fedeli pure in questo tempo, che poi vengono accusati di essere divisori. No, no, i divisori sono quelli che deviano e quindi deviando producono divisione, perché sapete, la menzogna e la deviazione dalla verità generalmente produce sempre più seguaci, perché la verità evangelica è bella, ma è severa, è stringente. Nessuno ha detto queste cose qui, quindi è molto più facile, è molto più gradevole, è molto più in discesa, è molto più meno faticoso dare retta alla menzogna. Quindi chi si mette a predicare, a fare il falso profeta, sicuramente ci avrà successo, procurerà a sé delle persone che gli vanno dietro, anche tra il popolo santo di Dio, e inevitabilmente provocherà la divisione. Ma la divisione non la provoca chi rimane fedele alla verità, come a volte si vorrebbe far credere, no, ma chi ha messo in giro queste cose, chi gli va dietro. Non lasciatevi confondere, continuate nella preghiera, io vi sono vicino. Ultimissima, 27 ottobre 90, le sofferenze che generalmente vi colpiscono derivano dalla grande empietà che Satana e i suoi seguaci stanno operando nel mondo. Figli cari, fermate voi ogni eresia. Altro termine, insomma, abbastanza forte. Io mi fermerei qui perché veramente stiamo altrimenti andiamo un pochino oltre, però cioè, capite, cioè, io dinanzi, guardate, ne ho letti circa il 30%, ce ne sarebbero tantissimi altri su questo argomento, neanche, forse anche il 25%. Ho fatto un po' un collage, un cocktail, una cernita tra quelli che mi sembravano più significativi, anche perché danno un quadro abbastanza esaustivo. Credo che Don Leonardo, forse col tema anche di questa sera, abbiamo rovinato forse il sonno di qualcuno dei nostri amici, ma credo che la cosa più importante che dobbiamo comprendere, no? È che a volte noi ci illudiamo di poter essere un po' di Dio, un po' del mondo, e quindi fare un giochetto così di compromesso, senza però ricordare che Gesù stesso ci ha detto: chi non è con me è contro di me. Cioè non possiamo essere un po' di Dio, un po' del mondo a nostro piacere, capito? Quindi se non siamo totalmente di Dio, siamo in mano al maligno, e sappiamo, abbiamo capito dove il maligno ci vuole portare, vuole la nostra rovina, la rovina eterna della nostra anima. Quindi dobbiamo veramente chiedere anche a Maria l'aiuto, la grazia di capire questo e di vivere sempre più in modo, ecco, generoso, aggrappati a lei, e lei ci porterà, ce l'ha detto anche nel messaggio di Schio, io vi porterò alla salvezza, ce l'ha promesso un giorno, ecco, Gesù vi accompagnerà al Padre, allora io testimonierò per voi. Quindi abbiamo anche l'avvocata nostra, che al momento del nostro giudizio particolare, se avremo assecondato quello che lei ci chiede, avremo vissuto per Gesù e con Gesù e con Maria, ecco, lei sarà lì a testimoniare, tirerà fuori tutti i suoi infiniti meriti, e a Dio piacendo, ecco, sarà la salvezza nostra eterna. Quindi abbiamo solo da guadagnarci a restare con Maria, e tutto da perdere se non lo faremo. Don Leonardo, un grazie ancora di cuore, ecco, di quello che ci sta, questo lavoro che sta facendo, molto molto importante, perché non è semplice, ecco, poter fare così delle riflessioni, delle sottolineature su questi messaggi. Quindi la ringraziamo e le darei la parola, l'ultima parola, per la benedizione a tutti i nostri amici che ci hanno ascoltato. Grazie Oscar, sempre gentilissimo. Diamo una benedizione a tutti presenti in diretta e presenti in differita, con l'appuntamento, se Dio vuole, tra 2 settimane per una nuova uscita. Io non faccio mai progetti quando faccio queste cose, perché quando mi ci metto un attimo a pensare, vedo un attimo che cosa mi... Oggi questa cosa è proprio venuta chiara e distinta, bisogna fare assolutamente
e quindi ho seguito questo. Ha fatto benissimo. Bene, il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Benedica vos omnipotens Deus, Padre, Figlio e Spirito Santus. Amen. Santa notte. Santa notte. Grazie Ave Maria a tutti. Santa notte.